Può andare, no? Benissimo, la città è fantastica e anche e soprattutto il cibo. E dal punto di vista della pallacanestro, che diciamo è la parte più importante, il motivo per cui sono qui, devo dire che in campo si lavora molto bene, che siamo una squadra molto affiatata e nonostante delle difficoltà che stiamo avendo in campionato, devo dire che comunque si continua a lavorare forte e cercando di appunto pensare sempre al prossimo obiettivo e cercando di ottenere i migliori risultati possibili. Il cibo, banalissimo, però devo dire che essendo il sud famoso per tutte queste ricette e non piene di fritti, Nutella e cioccolata, devo dire che è il posto ideale per me, essendo io molto golosa. La parmigiana di melanzane sicuramente, gli strufoli, la pastiera, le sfogliatelle, tutto. Non ce n'è uno che non mi piace. Che non mi piace? Devo dire che le strade sono un po' troppo sporche e maltenute. Penso che se ognuno si facesse un esame di coscienza e senza gettare la spazzatura nel primo angolo che capita, la città potrebbe essere valorizzata un po' di più, anche perché è una città splendida. Sicuramente una partita impegnativa, essendo Schio indubbiamente una delle squadre migliori del campionato e lo hanno dimostrato sul campo. Noi come sempre cercheremo di fare del nostro meglio e sicuramente c'è anche tanta voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta che abbiamo subito in casa loro. Comunque noi non temiamo sicuramente il nostro avversario e cercheremo di fare di tutto per portare a casa la partita. Ah, l'obiettivo non saprei, secondo me bisogna sempre puntare al massimo risultato, poi sarà solo a fine anno si potrà dire cosa si poteva dare di più e cosa magari non è stato fatto, però sono fiduciosa nei mezzi che abbiamo noi come squadra, come staff e come organizzazione. Credo che sicuramente c'è ancora molto da giocare, abbiamo ancora molto da dire da parte nostra. Il mio obiettivo personale è sicuramente cercare di giocare al meglio quando sarò chiamata in campo dall'allenatore, cercare di farmi trovare pronta e di migliorare come giocatrice soprattutto. Ma devo dire che i tifosi sono sempre numerosi al palazzetto e che il palazzetto non è mai stato vuoto in tutte queste partite di campionato. Sono sicura che saranno presenti come sempre numerosi a fare il tifo per noi e bisogna ricordarsi che la partita è alle 8 e non alle 6 e spero che appunto il pubblico sia caloroso come sempre. Saggia. Sorridente. Una leader. Brillante. Molto dolce. Spiritosa. Come posso dire appassionata? Nel senso, appassionata. Esperta. Beatrice, Solare, Carolina è come una sorella acquisita ormai. Il coach, professionale. Ciao a tutti, spero che continuate a supportarci come state facendo durante tutta questa stagione. E un ringraziamento speciale per il vostro contributo che è sempre prezioso e spero continuate a essere numerosi e a seguirci sempre.